Allora, siamo arrivati al punto, credo che possiamo dire di essere arrivati al punto nel quale il cane slegato in terreno operativo, il cane cerca con continuità e con ardore. Per quanto riguarda l'ardore, credo che questa sia dote specifica della razza. Senza ardore non c'è Springer, senza ardore, senza coraggio c'è un cane che non ha la personalità corretta della razza. Quindi siamo al punto in cui il cane cerca con continuità. I tempi e l'andatura di cerca di questo cane è assolutamente il galoppo. Egli tenderà a galoppare anche su terreni nei quali qualsiasi altro cane tenderebbe ad andare al trotto o addirittura al passo. Quindi l'andatura di questo cane è il galoppo. A tratti, quando la vegetazione lo consente, ci saranno anche momenti iperveloci, cioè di andature di un galoppo iperveloce, e a tratti ci sarà un galoppo più smontonato, più saltato, più faticoso, soprattutto ovviamente dove il terreno si fa rotto e si fa folto. Lo spazio di cerca, la presa di terreno, se vogliamo tecnicamente chiamarla così, sarà sempre la massima che il terreno gli consente, sarà sempre quella massima utile ad esplorare il terreno senza con questo essere costantemente fuori dalla portata del fucile, perché a questo provvederà anche quel richiamo del cacciatore che tenderà a portare il cane a rientrare. Però l'ardore di questo cane deve essere quello che lo conduce a coprire sempre il terreno massimo che la vegetazione gli permette. Su, vai su. Qua, vieni, qua. Qua, brava, da, lascia.